sì, okay. Di disegnare allora. Qui. Lei prima è stato così bravo, ma penso che lo fa spesso, no? Abbiamo disegnato così come potevamo un campo di calcio. Qual è la tattica che lei ama? Ce la può far vedere? Magari allora, poi dopo nel breve, parliamo dei tre difensori. Concetto. Lasciamo stare poi. La Juve, ad esempio, allora. Gioca un 3-5-2. Io amo, da parte delle mie squadre, che le mie squadre siano nella fase di possesso. Quindi nel momento in cui si ha la palla, che possa cominciare il gioco da dietro, mm-hmm. e tre difensori che si aprono e prendono l'ampiezza, la larghezza del campo, non sono facilmente attaccabili. In questo momento un grande esempio è la Juve. Se fate un po' mente locale su come gioca la Juve, vi rendete conto che prende padronanza del campo attraverso. Quindi, questo è un concetto fondamentale. Possesso, da lì parte, dal possesso. Possesso e non possesso significa nel momento in cui la mia squadra attacca, tre giocatori li voglio sempre delegati alle chiusure preventive. Due non bastano. Si potrebbe fare, lo metto in un trafiletto. Uno, due, tre e quattro. Quindi si viene nella metà campo avversaria, uno va e gli altri tre si fermano. Ma ci sono degli attimi in cui questo va, l'altro si ferma e stringe, oppure l'altro parte. Ci sono dei mezzi equivoci in cui ti puoi prendere dei rischi ulteriori. Questo è un concetto base. Poi, a partire da questo concetto, mi piace anche tenere sempre in uno stato di allerta gli avversari, quindi avere, giocare con tre davanti, poi le caratteristiche vanno assortite. Questo è il concetto. Poi a tre autentico non si può difendere, perché negli ultimi 25 metri tre difensori non bastano a chiudere gli spazi difensivi, hanno necessità di avere il supporto degli esterni, almeno di uno necessariamente. Nessuno lo può fare, neanche se metti tre, ti posso dire, tre difensori fortissimi, come, come possono essere Thiago Silva, non lo so, tre Thiago Silva da soli contro, non ce la possono fare, perché diventa difficile. A tre si può difendere nel momento in cui sei nella metà campo avversaria e ti piazzi con una linea, con tre difensori delegati alle coperture preventive. A tre si può difendere quando la palla è distante dalla tua porta e si può difendere molto bene a tre, anche per parecchio tempo, anche per 15-20 secondi in una partita, andando a impattare la prima o la seconda palla che arriva verso i difensori. Quando non riesci a prendere o la prima o la seconda palla, devi necessariamente tirarti dietro, e nel tirarti dietro hai bisogno del supporto degli esterni. Questi sono i concetti base, ma poi potremmo e parlare. E poi ci sono tante alternative, tanti cambiamenti. Beh, tante questo sì, mi dica una cosa: se uno di questi calciatori, cioè, o meglio, quante percentuali di errore ci possono essere in uno schema del genere? Se magari un calciatore sbaglia a rientrare oppure fa un altro errore? No, non esiste. Sbagliare a rientrare non esiste, le posizioni sono. Poi anche questa è un'interpretazione, perché c'è chi, ad esempio, giocando così, decide sistematicamente di abbassarsi, quindi di schierarsi a 5, allora diventa una squadra spezzata in due tronconi, 5, i due centrocampisti e i tre attaccanti. E chi invece, come me, ama in relazione a come è dislocato in campo l'avversario, quindi dal punto, quindi la partita dal lei punto la di vista anche durante, si prepara durante la settimana. Sì. È chiaro che se giochiamo contro tre attaccanti, contro tre centrocampisti, cambiano il senso di alcune posizioni e il giocatore viene addestrato in settimana a eseguire alcune cose. Ma il gioco è un filo conduttore. Grazie, grazie di questa lezione di calcio. Beppe, vuoi dire qualcosa? Ti vedevo. No, assolutamente. C'è un discorso che a volte si confonde, che uno schieramento a tre, mi farebbe piacere poi essere smentito o meno, è uno schieramento spregiudicato. Invece no, che noi sappiamo che esiste un cuneo di pericolo che va dall'intersezione della linea centrale di centrocampo al palo, a destra e a sinistra, e io vado a mettere più uomini in quella zona di pericolo, quindi ipoteticamente è una copertura che do già in partenza alla fase difensiva. Il problema, come giustamente diceva il mister, è nel momento in cui vengo attaccato sugli esterni, allora c'è il bisogno che si sia movimento a rientro degli altri giocatori di centrocampo. Quindi
A volte si fanno delle situazioni un pochettino preconcette. Allora, diciamo, possiamo insomma, anche dai. Dire che a parte il essere prevenuti. No, preconcetti. Io penso una cosa, che un tecnico deve avere le sue convinzioni. Io apprezzo chi è convinto di fare una cosa perché la ritiene che in quel momento è quella più giusta, non perché debba dimostrare agli altri che ha ragione lui. È diverso il concetto. Quindi, nel momento in cui si ha la convinzione che rispetto al materiale umano, passami il termine materiale un po' offensivo probabilmente, ma mi faccio intendere sì, che sì. Voglio dire, io metto a disposizione un assetto, un sistema che poi diventa modulo durante la fase attiva, che consente agli stessi di ben dimostrare le proprie capacità e a un'economia di squadra il miglior risultato. Beh, io vorrei far passare questo messaggio, ma è veramente così, molte volte se ne parla parlando così, noi facciamo questo mestiere con i giornalisti, no? Si discute di calcio, i numeri sono solo numeri, sono delle grandi stupidaggini, perché etichettare un modo di stare in campo è giusto un'etichetta che allora, si dà. D'accordo, mi fa felice perché sì, io la vedo così. Come, cioè, certo che è così, ma il calcio è... Ma la Juve gioca un 3-5-2 o 5-3-2, chiamatelo come volete, ma attacca con 9 giocatori la Juve, con 8 giocatori. E quindi perché lo dobbiamo chiamare 5-3-2? In questo momento la Juve, io dico la Juve perché fra le squadre italiane e anche nel rapporto all'estero, è una squadra che ha, che ha mentalità, che ha intensità, no, ma a parte la partita col Chelsea, che ha mentalità, che ha intensità, che ha cognizione, che ha gioco, che ha un filo conduttore, cosa che pochissime altre squadre in Italia vedo. E questo è, la Juve durerà per questo motivo. Poi possiamo discutere se il valore dei giocatori della Juve è pari al valore. Sicuramente hanno una grande fame e una grande disponibilità verso l'allenatore, che è stato intelligente, perché è andato alla Juve con una sua idea, quella di 4-4-2 o 4-2-4, si è reso conto di avere dei giocatori come Vidal, come Marchisio, che forse da esterni erano sotto, come posso dire, sotto rendimento, erano troppo lineari, e strada facendo nel giro di 2-3 mesi ha capito che doveva modificare qualcosa. Adesso la Juve ha un grande impianto di gioco, gioca una grande intensità, gioca una grande mentalità, alza il baricentro, ma contro chiunque come atteggiamento. Con quei tre difensori ti viene a prendere anche nella tua metà campo, ti attacca ferocemente, rientrano tutti. La Juve mi piace, poi i numeri sono solo numeri, e non sono juventino, sono un simpatizzante di chi gioca bene al calcio, una cosa diversa. E questo è molto bello. Bene, a questo punto la chiacchierata, abbiamo una pausa della nostra chiacchierata, continuerà dopo, abbiamo un break pubblicitario e poi torniamo qui alla scuola.